Buongiorno a tutti e a tutte, un attimo che condivido lo schermo. Ok, allora, di nuovo buongiorno. Inizio dicendo che sono contenta di poter presentare in questo contesto quello che è il mio progetto di tesi di laurea magistrale, appunto in antropologia del corso interateneo tra Venezia e Padova. Il progetto costituisce una sperimentazione, almeno per quanto riguarda questi due atenei, poiché presenta come prodotto principale appunto un documentario audiovisivo della durata di 58 minuti, accompagnato da un testo scritto di approfondimento scientifico. L'idea prende forma inizialmente all'interno dell'università, del Laboratorio di Tecniche Documentaristiche di Padova. E diventa un cortometraggio che partecipa nel 2018 alla giornata della fotografia e si sviluppa poi in un'esperienza di Filmic Public Geography e quindi fortemente orientata in direzione di un coinvolgimento, di una condivisione con la comunità e con le realtà del territorio. E il territorio in questione è il Centro Cadore, lungo la Valle del Piave, in provincia di Belluno. E dal punto di vista dei contenuti, il documentario evoca alcune storie legate a un'acqua operaia arruolata negli anni 50 nell'industria idroelettrica e in particolare si concentra sulle vicende di Vallesella di Cadore, un piccolo borgo che a seguito della costruzione dell'invaso di Centro Cadore e dei conseguenti dissesti idrogeologici inizia ad avere una serie di problemi, che lo porta a uno sgretolamento nell'arco di alcuni anni, sia dal punto di vista proprio materiale e fisico, sia dal punto di vista umano e relazionale. E successivamente lo sguardo si allarga al paesaggio idroelettrico circostante, indagando le percezioni degli abitanti, le conflittualità attuali e nuove forme d'uso. Okay, allora io adesso farei partire il video che è un riassunto in 7 minuti di questo documentario e poi direi qualcosa sulle metodologie. Anzi, un attimo perché scusate, mi sono dimenticata di spuntare. La nostra piazza Vallesella, che l'era fatta in un modo speciale, l'era al centro della vita del paese. C'era il genere, No, niente, scusate. Oh mamma mia, scusate, ma c'è un problema. era fatta in un modo speciale, l'era al centro della vita del paese. C'era i generi alimentari, uno. Sopra di questo qua c'era anche un bar. E tutto il resto delle case era messo in una maniera bellissima e tutte queste persone poi si ritrovavano qua nella piazza durante tutto l'arco della giornata e anche alla sera. Era veramente il centro del paese e tutti si ritrovavano là. Reglia, chi di Fiorin, Fiorin. E dopo Qua sotto c'era il bar, qua c'era un bar, dopo c'erano sempre delle case. c'era la casa delle mie amiche, il frutta e verdura, e qui il bar.
Martini. In mezzo la fontana. Il primo periodo proprio che si sono spaccate tutte le case è stato veramente terribile. Si aveva paura, tanta paura, perché si sentiva proprio le crepe del muro, no? La notte è ancora più impressionante. Cadore, tra i nevai in mezzo rappreso nel gelo, il Piave. Un giorno questo fiume difese l'Italia, oggi ne aiuta con le sue acque il risorgere. È arrivato quassù a Perarolo il ministro Tupini ad inaugurare la prima centrale di quello che diventerà il grande impianto Piave Boite Bayon. Probabilmente ultimato nel 52 produrrà oltre 800 milioni di kilowatt-ora. Scintillano le nevi al sole, il buio non ridiscenderà sull'Italia. Nel 1950, quando ho finito il ponte, no? Dopo hanno fatto la chiusa sotto il castello e il lago è venuto su in poco tempo, perché ha fatto anche tanta pioggia quel periodo là. E è incominciato le prime crepe a Valisella, le prime buche nelle strade, la gente ha incominciato ad avere paura. Tutta l'acqua che c'erano, penso un 50 milioni di metri cubi che all'inizio teneva a questo bacino, una certa pressione su un terreno come questo di Valisella che aveva delle grotte sotto, quello sicuramente ha influenzato. I problemi sono stati evidenti subito. Le case, sì, certe case messe in certe zone erano veramente che si poteva guardare fuori per fuori, cioè da dentro casa tu guardavi fuori perché c'era formata una fessura che si ingrandiva giorno per giorno. 54-55 e la chiesa era devastata, neanche la chiesa, bricolante proprio, veramente facile scegliere la croce per andare dentro. E fare anche testamento, e allora facevano la messa all'aperto. La sale erano i diretti interessati, naturalmente. Non si sono mai preoccupati più di tanto, hanno cercato di minimizzare la cosa. Si sono solo preoccupati solo dopo i fatti di Longarone. Dopo quello che è successo a Longarone, allora hanno cominciato ad aver paura anche per Valisella. Lo spostamento del paese è successo dal 64, dopo il Vajonto ovviamente, la primavera sì. Dopo, dal 64 fino ai giorni, fino al 75. Sì. Siamo come una periferia adesso, perché un po' di case qua, un po' di case là, non mi sento neanche più di Valisella. Cioè io se dico, sono del Centro Cadore, perché Valisella, il mio paese, non c'è più, non esiste. C'era la latteria, c'era il negozio, c'era la vita. L'anima. L'anima del paese proprio. Però l'hanno uccisa. Dove tu vedevi i tuoi amici quasi tutte le sere, adesso forse li vedi, forse dico una volta al mese, forse. Mi rendo conto di essere immersa in un paesaggio idroelettrico tutte le volte che il lago si abbassa. Cioè per molti mesi all'anno. In quel momento mi rendo conto che non è un lago, bensì un serbatoio. E certi anni addirittura proprio in stagione, qua al ponte di Valisella si vedeva il Piave scorrere,
dei turisti che arrivavano, mi dicono che qua ci dovrebbe essere un lago. Dico sì, però l'acqua non c'è. Cose particolari, tipo vedere i caprioli che attraversano, quello sì c'è successo alla mattina presto più di una volta, vedere sto capriolo che faceva la traversata del lago, perché andasse all'isola o perché tornasse dall'isola è un mistero. Spero si sia sentito, scusate per i problemi di condivisione. E, allora, dal punto di vista metodologico, il lavoro si avvale di alcuni strumenti propri della ricerca geografica ed etnografica e l'intreccia all'utilizzo del mezzo filmico che veicola ulteriori piani di analisi e di interpretazione attraverso le scelte della fotografia, suono e del montaggio. E per ragioni di tempo mi soffermo solo su alcuni punti, ovviamente. Dunque, oltre all'intervista qualitativa che fa da spina dorsale della narrazione, sono state utilizzate le sketch maps e la camminata immersiva per, come ulteriori dispositivi per esplorare lo spazio, per stimolare la memoria, anche quella incorporata, e facilitare la narrazione, al fine anche di dare corpo a alle geografie dell'invisibile, del paese scomparso. E dunque queste mappe e questi disegni e rappresentazioni sono filtrate dalla soggettività e dall'esperienza dei protagonisti e ci danno delle informazioni sulle percezioni, sui valori e sui significati collegati a quei luoghi. È interessante notare alcuni elementi che ricorrono nei disegni, ad esempio il fatto che la fontana e la piazza siano sempre al centro del disegno, la vicinanza tra le case, il fatto che venga indicato il nome di parenti o amici, tutti elementi che sottolineano l'importanza delle reti e degli scambi, delle reti di relazioni localizzate nella piazza e nel borgo. E, altri materiali utilizzati sono quelli di archivio e confronto fotografico e cartografico per suggerire una lettura anche diacronica del paesaggio, come una stratificazione di valori, percezioni e rappresentazioni che nel tempo lo plasmano. E in questo senso trovo particolarmente significative i video dell'Istituto Luce, perché diciamo ben comunicano quelle che erano le retoriche e le narrazioni attorno alla montagna di quel periodo e che erano impregnate dei concetti di sviluppo, di nazione, di modernità che hanno plasmato la montagna e che nel montaggio sono in netto contrasto, no, quasi in cortocircuito direi, con le testimonianze degli abitanti che raccontano il rovescio della medaglia di quelle grandi opere e come invece le comunità locali venissero marginalizzate. Sulla fotografia vado veloce, diciamo sono state utilizzate diversi tipi di focale e di modi di ripresa. In particolare, faccio un esempio, la camera a mano è stata utilizzata durante le camminate esplorative per restituire l'esperienza sensoriale e corporea del paesaggio idroelettrico, una fra tutte l'esperienza diciamo di immergersi e camminare all'interno del bacino, del serbatoio vuoto. Per quanto riguarda invece i contenuti sonori, cito un episodio in cui l'apparecchiatura tecnica, il dispositivo tecnico, si è rivelato una sorta di cineorecchio, citando il cineocchio di Vertov. E quando camminando con la telecamera accesa e le cuffie, mi sono accorta di un,
ho sentito un forte disturbo in cuffia. Alzando la testa mi sono accorta di essere sotto i cavi dell'alta tensione e che quella era un'interferenza. E quindi ho poi deciso di tenere quel rumore, di inserirlo nel montaggio finale, perché evocava un'ulteriore layer di invisibile e inudibile a orecchio nudo di paesaggio idroelettrico. E, ok, andando verso le conclusioni, nel montaggio finale trovano quindi posto molteplici metodi, strumenti e materiali al fine di scandagliare la realtà da vari punti di vista e sotto vari aspetti, per dare una rappresentazione e un'interpretazione della complessità e della densità di un paesaggio idroelettrico. Si può dire che il montaggio delinei una tensione tra vari elementi, tra la storia, come raccontata dai media, e le storie dei personaggi, il passato e il presente, lo sguardo del turista e lo sguardo amico, che richiama anche la definizione di paesaggio come tensione di Wiley. E infine vorrei porre l'accento sulla valenza della filmic geography anche come un processo, e del film di ricerca come un qualcosa che agisce sul territorio. Infatti, se da una parte un prodotto filmico è qualcosa che diciamo che elabora tutta una serie di informazioni e un'esperienza del luogo mediata dalla soggettività dell'autore e dall'interazione con i soggetti, dall'altra è appunto anche qualcosa che va a lavorare, va a agire sul territorio come incubatore di relazioni, come creando occasioni di confronto e di riflessioni, e a volte anche contribuendo a costruire nuove visioni e narrazioni. E a questo proposito concludo facendo vedere questo articolo dell'aprile di quest'anno, dove si legge di come recentemente sia entrato in uso il termine Isola dei Caprioli per indicare l'isola in mezzo al serbatoio. E questo viene collegato alla diffusione del cortometraggio del 2018. E ovviamente questo mi ha assolutamente stupito, e il fatto che un progetto filmico possa in qualche modo aver ispirato una toponomastica, anche se assolutamente non ufficiale, è un risvolto inaspettato e anche emozionante di come la filmic geography, una filmic public geography, può avere delle ricadute sul territorio. Grazie per l'attenzione.